Allora, questi sono i voti che vengono fatti ogni anno in occasione della festa della Madonna del Soccorso in devozione proprio della Madonna. Sono le signore principalmente, le signore anziane che preparano questi voti e poi durante la messa delle 11 vengono presentate alla Madonna. Oh, ok, grazie. Irri, qui di Monterosso, mi sono occupato ad insegnare per circa 40 anni è sempre dedicato alla Chiesa in quanto ho un passato come ex allievo salesiano. Infatti io praticamente mi sono cresciuto fino alle scuole superiori presso i salesiani tra Roma, Torino e provincia di Asti. Dal 1983 sono rientrato a Monterosso da Torino e praticamente la mia vita si divide tra famiglia e Chiesa. Per quanto attiene alla questione dei voti, per voi è sicuramente una novità, non per i cittadini di Monterosso, perché questa è una tradizione secolare. Un tempo, quando scarseggiava il soldo, il voto consisteva soprattutto nell'offrire delle spighe, che le spigolatrici addirittura andavano a raccogliere nelle campagne. Poi a mazzetti venivano offerte alla Madonna. Poi i tempi sono naturalmente migliorati, anche l'economia delle famiglie è migliorata e quindi si è passati al voto che oramai è tradizione da anni e anni. Qui 2 anni fa praticamente abbiamo contato circa 200 persone che hanno passato il voto alla Madonna. Il voto che cos'è? Come sapete è un verbo latino, vuol dire offrire alla Madonna qualcosa e oltre al cuore volevano che questa loro fede venisse un poco concretizzata anche con qualcosa di materiale e questo qualcosa di materiale era appunto il voto, che una volta si faceva esclusivamente con uova, zucchero e farina, adesso naturalmente si sono aggiunte altre questioni come tutti questi confettini, questi corallini che una volta praticamente non si compravano perché mancavano i soldi. Ci sono delle persone a Monterosso che da una vita si dedicano a fare questi voti, adesso lo stanno facendo anche i nostri pasticceri, ma ci sono persone specializzate, ma in tutte le famiglie possiamo dire oramai è acquisita e fatta propria la voglia e il desiderio di fare il voto in casa da offrire alla Madonna. Adesso le vedete a ciambella, ma durante il passaggio dei voti troverete, magari fatti in maniera un poco artigianale, o un pezzo di gamba o un cuore o una mano, perché a seconda delle patologie, a seconda delle sofferenze che una persona ha, riproduce praticamente il dolce a forma di quella parte del corpo che maggiormente sente offesa dalla malattia. Non so se può bastare. Thank you.
nostra patrona, la Vergine Santissima del Soccorso. Qui nella chiesa da più parte campeggia la scritta Santa Maria Soccorre Miseris, e quindi questa la dice lunga sulla grande devozione, e una testimonianza la potete vedere oggi attraverso questa emittente della Gran Polla e della devozione che viene espressa con il passaggio dei cosiddetti voti. Come dicevo, voto dal latino voveo, che vuol dire offrire qualcosa alla Madonna. L'origine di questa bellissima effigie, tra leggende, storia, è questa. Praticamente un monterossino si era recato in una delle fiere che un tempo si facevano in tutti i paesi nelle varie circostanze, e questo nostro concittadino si era recato a comprare un vitellino o qualcosa per la famiglia, per la campagna. Vedendo questa bella immagine lì esposta da una persona che aveva intenzione di fare qualche soldo vendendo questa bella effigie, questo nostro concittadino rinuncia di fare le compere che si era prefissato e va ad acquistare questa bella immagine, che da allora, quindi da secoli, praticamente troneggia in questa nostra chiesa, diventando punto di riferimento non solo dei nostri concittadini monterossini, ma da cittadini di tutti i paesi limitrofi, ma soprattutto in Argentina, dove il 21 di novembre viene celebrata alla grande. Io sono stato testimone e ho notato che la fede alla Vergine del Soccorso è sentita tantissimo, non dico di più, ma sicuramente pari alla grande devozione che viene espressa qui nella nostra comunità. A proposito di questa bella Madonna del Soccorso, una, anche qui, è storia questa praticamente, perché le truppe napoleoniche erano già verso l'Angitola e il primo obiettivo per devastare era quello di assalire, aggredire questo nostro paese. Ad un ufficiale napoleonico appare una signora bellissima e praticamente imponendo di non permettersi di venire a devastare Monterosso. Questo ufficiale rimane allibito dalla bellezza che ha visto nel volto di questa signora, e per il momento era finita lì. Quel signore raccontava di non avere preso sonno tutta la notte. All'indomani ha voluto venire a Monterosso per cercare questa signora. Non la vide. Poi, vedendo la chiesa, entra e nota con grande sua sorpresa ed emozione che quella signora era questa bellissima Madonna del Soccorso. Quindi, come può constatare, oggi qui è festa, la banda che suona, praticamente la tradizione si perpetua da anni, infatti vedo gente arrivare da paesi vicini, magari invecchiati oramai, con i capelli bianchi eccetera, ma non hanno smesso un anno di essere presenti qui a Monterosso. Grazie, grazie di questa bellissima testimonianza. Quindi oggi è veramente una giornata di comunione, di festa, perché
e per chi purtroppo non è qua, perché oggi magari non riesce ad arrivare per lavoro, per altri motivi, allora va il nostro pensiero, il nostro saluto, veramente il nostro abbraccio e la nostra vicinanza. Grazie. Le sue sorelle non stanno qui da noi,
era proprio di condizione della sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio.
su una struttura sociosanitaria. Ecco, cosa offrite a voi? Allora, buon pomeriggio. Intanto io sono la dottoressa Brosio. Questa è una struttura, è una casa protetta per anziani. All'interno, intanto ospita 29 pazienti. All'interno vi operano diverse figure, dagli infermieri, medici, infermieri, fisioterapisti e l'equipe psicosocio-educativa. E tutte queste figure si prendono cura dell'anziano nella sua totalità, in modo olistico, per cercare appunto di dare risposte a quelli che sono i loro bisogni. Il benessere totale della persona, dell'anziano. Beh, noi ringraziamo la dottoressa per averci fatto entrare con le nostre telecamere, perché abbiamo voluto ascoltare una testimonianza proprio qui del territorio, parlando proprio della Madonna. E adesso andiamo a sentire la signora cosa ci dirà. So in love, I didn't think that I could be strong, but things start shifting. Thought they'd go back to how they were. Should have been gone sooner. But things got so much worse. Bene, siamo a Monterosso Calabro, nella provincia di Vibo Valentia. Ecco, domenica Madonna del Soccorso. Ecco, però avviene qualcosa, perché qui ogni famiglia porta un dolce. Ma andiamo, signora, nello specifico, ce lo spiega la signora Graziella. Ecco, in ogni famiglia si fa questo dolce. Ecco, lo vogliamo spiegare cos'è questo dolce, che si fa per devozione alla Madonna? Allora, questi sono i voti che da generazione a generazione si rimandano. Si portano davanti a. Si passano davanti alla Madonna per ringraziarla per la grazia ricevuta o per la grazia che deve fare. E sono dei dolci semplici con farina, zucchero, uova, olio e un po' di latte e l'ammoniaca. Quindi abbiamo detto che si fanno questi guti, che ogni famiglia prima dell'uscita della durante la consecrazione della messa. Della messa ognuno porta passa, questo passa ecco, davanti per grazie ricevute, che può essere qualsiasi grazie, che un pensiero alla Madonna. Ecco, non è che deve nello specifico così. Non si fa la forma che uno chiede la grazia. No, no, lei no. Diciamo fa quello che ha vuole. Voluto fare il cuore, come ha voluto fare un segno, quello che vuole. Quindi è un impasto così facile, diciamo. Sì, molto facile. Quindi non va lievitato, perché no, non usiamo no. del lievito. Naturalmente si fa con la farina, zucchero, olio d'oliva, poi latte, si mette un po' di latte, le uova. E l'ammoniaca. E l'ammoniaca e basta. Poi naturalmente si impasta come si impasta. Si impasta come si impastano i dolci. I dolci così. La cosa poi bella è che viene grassata. Sì. Poi sarebbe questa. Che è la glassa con uovo, un po' di limone e zucchero. Ecco, qui ci torniamo nei vecchi tempi di una volta, quando nelle famiglie non c'era tutto questo ben di Dio e si usava farlo, questo, aggiungerlo con il latte, il caffè. Certo. Ecco. Queste erano le cose più buone che c'erano. Allora, non avendo altro per dargli alla Madonna, cercavano di dargli le cose più buone. Questa era una delle cose buone. E allora mettevano su un dolce, lo trasformavano in una cosa speciale. Ecco. Oggi qui questi Monterosso che sono all'estero, in Italia, per lavoro, che hanno abbandonato questo territorio, ritornano. E non c'è famiglia che non... Che non viene, che non li porta. Bene, signora Graziella, noi adesso andiamo La glassiamo, così poi vediamo il prodotto finale. Ok.
che maniera del soccorso possa veramente aiutarci in questo cammino di conversione. Perché il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, le nostre individualità, che fanno parte del nostro vissuto, della nostra personalità, siano veramente segno di qualcosa che ci aiuta a vivere insieme. Allora chiediamo al Signore questo giorno, questa sera avremo la processione, ovviamente avrà domattina, che non posso parlare di questi giorni di camminare insieme, perché non posso camminare bene, con questa difficoltà in questi giorni, che non coprirò completamente la lezione importante, ma per essere, e quindi, però spiritualmente, non è tanto un camminare materialmente, ma un camminare spiritualmente insieme. Grazie al comitato, che si è impegnato insieme a me, specialmente, più forse più di me, viste le sussitudini molto più comandante, e quindi, con Maria, come ci veste, ci aiuta veramente essere quello che è di quello, essere quel senso di comunità. In questo modo devo confermare che insieme con me camminiamo, ci rifacciamo, viviamo dei momenti di lunghi, la loro disponibilità, sia di ora del crocifisso, di ora del rosario, di ora del nostro amico, perché in questo senso veramente sono tre cose. Thank you.
Alla Madonna del Soccorso. O mammiceria mia, tu mi crescesti e sempre, cura mia, tu ti pigliasti.
Ai peda dell'Otaro mi vidisti e come figlio tuo tu m'abbrazzasti. Mi circondasti sempre ai grandi amori e mi usasti tanta tenerezza, e quando io passai i tempi duri sentia i brazza tua una carezza. Tu mi seguisti sempre cu premura, e quando figlio tuo mi chiamau e prieviti all'Otaro, fu allora che pura voce tua mi risonau. Figlio diletto, piglia chi sta strada e predico Vangelo in ciò mondo. Camo si sarva prima per mocada, c'ha chi giù gran peccato fino in fondo. Ed io ho mammiceria dos in corso per mamma duci e tenera tivozza, e come me la baci sempre l'urso, per mia tu fosti scoglio per la cozza. Davanti a tia in gran contemplazione a Dio me levavo in già preghiera. Ucora mia sentia consolazioni, cu fediranda viva, forte e vera. Tra vita mia, ricordo, mi servasti quando un ciomara grosso e agitato io ti chiamai mamma e mi portasti in salvo sopra a riva assai stremato. Paroli che non è più ti ringrazio, ma d'in ciocora vozza sulla tia, mu sogno sempre è tia, chino e sazio, e ti giurai mo sì, regina mia. O mammiceria mia, per mia sei tutto, io m'affidai a tia per tutta la vita, quando mi sento l'animo distrutto, io penso a tia e pace agli infinita. O figlio santo, o pace ti scegliu per mamma pura, santa e immacolata. Per mamma io ti voglio, cu desio, ca vita mia cu tia sarà beata. A Madonna dos in corso. Madonna dos in corso, mia adorata, per noi tuoi figli cari si regina. Da tutto Monterosso tu sei amata, per chi la tua bellezza assai divina. Tu sei per tutti mamma e puro suoro, e mienti a ziteria sotto manto, a chi lo brutto diavolo che accanto minanci qua mazza tutta d'oro. Tu sei per noi celeste imperatrice, e a chi ti prega cu amori e cora conceda grazia o dispensatrice, e sempre sì per noi la gran signora.